Expo Dubai, la Basilicata Blue Transition protagonista con i suoi cluster all'Expo di Dubai. PNRR, il senatore Lucano Margiotta, l'audizione del ministro Giovannini dà importanti conferme per il Sud. Politica, conferenza stampa di Italia Viva sulla situazione di stallo in regione. A Matera arrivano le domeniche senza auto. In primo piano la partecipazione della Basilicata all'Expo di Dubai, la Basilicata Blue Transition protagonista con i suoi cluster, l'importante momento che si è tenuto proprio nella mattinata di oggi. Coordinato da Pietro Laureano e Patrizia Orofino, intervallati da video, link, presentazioni di realtà e aziende lucane, il Regional Day a Expo Dubai nel Padiglione Italia vede grande protagonista la Blue Transition della Basilicata. La giornata comincia con il saluto del commissario generale per la partecipazione dell'Italia a Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti, il quale ricorda che tutto cominciò a Matera il 20 ottobre del 2019. Proprio con la scelta della Città dei Sassi come host del One Year to Go verso l'esposizione universale, in virtù della connessione simbolica e storica tra la più antica città abitata, fondata sulla capacità di raccogliere l'acqua, e la più moderna delle città, Dubai, dove al contrario la risorsa idrica scarseggia. L'architetto Laureano sottolinea il motivo dell'acqua come linfa vitale e simbolo di economia circolare alla base del cruciale momento di dialogo tra partecipanti dei cinque classi che rappresentano all'esterno le eccellenze di una storica Basilicata proiettata però al futuro. Si alternano così sul palco e in videocollegamento da remoto sia i presidenti che alcuni dei rappresentanti dei vari soggetti che popolano i cinque cluster: Basilicata Creativa, Automotive, Bioeconomia, Energia ed Aerospazio. Raffaele Vitulli sottolinea l'importanza di un'operazione che coinvolge più di 70 imprese culturali e creative impegnate sul campo con un braccio operativo anche per i progetti territoriali del PNRR. Antonio Braia evidenzia le peculiarità della contaminazione innovativa del cluster automotive che presiede. Seguono i relatori del settore della bioeconomia, guidato da Domenico Lazzazzera, e i vari progetti che legano energia e risorsa idrica e agricoltura di precisione per il risparmio idrico, tra gli altri. Poi è la volta del cluster energia presieduto da Luigi Marsico, che racconta quanto di meglio in tema di innovazione tecnologica e salvaguardia dell'ambiente si costruisce in Basilicata alla luce della rinnovata centralità assunta dalle risorse energetiche negli ultimi tempi. Il cluster aerospazio con Vito Gaudiano conclude la prima parte di questa giornata, nato da una visione lungimirante, dice, della regione Basilicata, che volle l'unico centro operativo in Italia dell'ASI, grazie al quale impulso sono cresciute altre realtà produttive. Soddisfatto l'assessore regionale all'ambiente ed energia Enzo Acito. Il grande risultato è che le imprese lucane sono uscite dal guscio e finalmente stanno investendo in ricerca e innovazione. È un'evoluzione che io personalmente ho seguito negli ultimi 20 anni, perché 20 anni fa ero presidente del parco tecnologico e allora il mondo della ricerca era nettamente diviso da quello delle imprese. Oggi finalmente le imprese producono ricerca, investono sulla ricerca e utilizzano la ricerca nei mercati nazionali e internazionali. Siamo nella prima fase, sicuramente la regione accompagnerà la fase successiva, ma questo è un bel segnale per l'economia della regione Basilicata. La regione credo che in questo momento possa essere un laboratorio di sperimentazione dell'innovazione delle attività effettive. Se siamo la regione ricca d'acqua che addirittura esporta, se siamo la regione che ha grandi criticità nella gestione delle reti idriche per le perdite e per i costi energetici per il sollevamento, tutta questa criticità si deve trasformare in un progetto strategico generale. La regione deve puntare in un progetto strategico che deve consentire l'abbattimento dei consumi legati alle perdite e l'abbattimento degli assorbimenti energetici. La regione può costruire questo progetto strategico, il cui importo ovviamente sarà evidenziato a valle del lavoro proposto dalle imprese e dai centri di ricerca, e sicuramente quel progetto generale dovrà trovare collocazione nei vari ambiti finanziari successivi, non solo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la prossima programmazione 21-27.
serve questo progetto generale. La Regione Basilicata in questo momento non può derogare da questa esigenza. PNRR, il senatore Lucano Margiotta fa sapere che nel corso di un'audizione nelle scorse ore il ministro Giovannini ha dato importanti conferme per il Sud, per il Mezzogiorno, per la Basilicata. Le aggiudicazioni delle gare per la realizzazione della Salerno-Reggio Calabria e della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia avverranno nel 2024 e la conclusione dei lavori entro il secondo trimestre del 2026. Lo ha reso noto il senatore Salvatore Margiotta, capogruppo del PD in Commissione Lavori Pubblici del Senato, dopo l'audizione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che il parlamentare lucano ha definito importante, positiva e significativa in relazione allo stato di attuazione del PNRR. Per entrambe le infrastrutture, ha aggiunto Margiotta, sono aperti i dibattiti pubblici ed entrambe fanno parte delle opere di cui si occupa con procedure accelerate il Comitato Speciale PNRR del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tra esse anche il tratto Bernalda-Grassano. Rimane aperta la delicata questione del caro materiali e delle misure da intraprendere nei prossimi decreti per dare certezza alle imprese e di conseguenza speditezza a gare e cantieri. Alcuni dati, peraltro in assoluta continuità con il lavoro del governo precedente, ha precisato Margiotta, ex sottosegretario alle infrastrutture nel secondo governo Conte, sono confortanti. Dei 61,4 miliardi complessivi, il 55% sono assegnati al Sud, numero reale, non virtuale, avverte, perché al contrario di altri ministeri, in questo caso il 98,7% delle risorse sono state già ripartite e non necessitano di bandi, che in alcuni casi recenti hanno svantaggiato il Mezzogiorno. La politica regionale, conferenza stampa in mattinata di Italia Viva a Potenza. Abbiamo avanzato ipotesi alternative alla mozione di sfiducia presentata da PD e Movimento 5 Stelle. Basta teatrini, stampelle a nessuno. Il centrodestra trovi la quadratura per evitare il voto anticipato. Oppure trarremo le dovute considerazioni nel prossimo consiglio di lunedì 4 marzo. Questa la posizione del gruppo di Italia Viva nell'Assemblea regionale lucana. Siamo stati strumentalizzati da minoranza e maggioranza, hanno dichiarato alla stampa Luca Braia e Mario Polesi. La crisi politica è emerso, blocca la Basilicata, al centro di continue emergenze, dalla pandemia che persiste ai riflessi socio-economici causati dal conflitto in Ucraina, in primis il costo dell'energia, proprio nella terra che estrae petrolio a beneficio dell'intero paese. Fitta l'agenda di chi è chiamato a governare, dai 9 mesi di ritardo sulla nuova programmazione dei fondi europei 2021-27 all'urgenza di spesa dei 900 milioni del PNRR. A stretto giro la coincidenza della mancanza di un bilancio previsionale dell'ente regione con palese rischio di esercizio provvisorio dal 1 aprile. Fuori dal palazzo restano le ansie dei cittadini lucani, finora senza risposte. Noi abbiamo chiesto un atteggiamento di grande attenzione sulle conseguenze che sono dentro questa crisi da ormai 2 mesi che non vede soluzione e di una eventuale approvazione di questa mozione di sfiducia, che noi valuteremo fino all'ultimo minuto rispetto al quale atteggiamento assumere, perché evidentemente tutte le conseguenze fino in fondo non si sono valutate. Nessuna interlocuzione di nessun genere, la nostra posizione è chiara e sancita in un documento politico, attendiamo con fiducia, speranzosi, che il senso di responsabilità di questa maggioranza prevalga sugli individualismi, si rendano conto degli errori commessi, trovino in mezzo a loro una soluzione possibile e si vada avanti. Da parte nostra saremo alternativi, ma saremo presenti con le nostre proposte come è stato fino ad oggi. Gli aggiornamenti sull'emergenza sanitaria nella regione sono 4.166 tamponi molecolari e antigenici processati nelle scorse ore, 1.033 di questi sono risultati positivi, 440 le guarigioni che vengono riportate nel consueto bollettino dalla task force regionale, non si registrano decessi, in particolar modo invece sono 101 le persone ricoverate in terapia intensiva e di queste 3 si trovano sono 101 le persone ricoverate negli ospedali lucani, 3 in terapia intensiva e 101 quindi il totale.
Cambiamo argomento, esortiamo la presa in carico tempestiva e formale da parte della Giunta regionale e delle priorità segnalate dalla Coldiretti al fine di dare immediate risposte all'agricoltura lucana in questo grave periodo di crisi. E questo, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa, l'invito rivolto dalla Coldiretti Basilicata in una lettera indirizzata al governatore lucano Vito Bardi e all'assessore regionale all'agricoltura Vincenzo Baldassarre a tenere fede agli impegni assunti a margine dell'imponente manifestazione organizzata proprio lunedì scorso a Potenza. Chiediamo in particolare, ha messo in evidenza il presidente regionale della Coldiretti Antonio Pessolani, sostegni temporanei e emergenziali idonei ad attutire le diseconomie derivanti dall'aumento dei prezzi dei principali fattori di produzione delle imprese agricole, oltre all'istituzione di un fondo rotativo regionale per sostenere ulteriormente le imprese agricole nelle varie operazioni. E anche la CIA Agricoltori nel pomeriggio di ieri, dopo la protesta a Scanzano, ha incontrato il prefetto di Matera. Ha mostrato piena disponibilità e grande attenzione ai disagi del settore il prefetto di Matera Sante Copponi, così il presidente regionale della CIA Giannino Lorusso e il direttore CIA Potenza Matera Donato Di Stefano. Una delegazione dei rappresentanti degli agricoltori ha incontrato il prefetto dando seguito alla manifestazione di domenica scorsa a Scanzano Ionico contro gli effetti della guerra in Ucraina e le pesanti ripercussioni sul comparto. Sono stati analizzati nel corso dell'incontro gli aumenti dei costi di produzione, le speculazioni di mercato, le quotazioni bloccate, i danni della fauna. I dirigenti della CIA hanno inoltre consegnato un documento che riepiloga le istanze e le valutazioni riferite alle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina dettate dal governo nazionale. È stata avanzata poi la proposta di nomina di un commissario per affrontare l'emergenza cinghiali e la creazione di un apposito fondo regionale di ristoro danni provocati agli agricoltori. Diversi, insomma, gli interventi sollecitati dalla CIA Agricoltori Italiani perché il settore possa essere sostenuto dal governo attraverso incentivi e deroghe a far fronte alla crisi in atto. Proposte ancora la proroga del Temporary Framework Covid-19 volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato e ancora la sospensione del patto di stabilità e crescita oltre i termini di scadenza stabiliti. Il reperimento poi di risorse europee necessarie ad attuare un piano di interventi secondo la logica adottata con la gestione dell'emergenza Covid. E si terrà invece domani a Potenza l'inaugurazione della nuova chiesa Santa Maria della Speranza. Venerdì 25 marzo alle ore 16, rione Bucaletto a Potenza è finalmente pronto ad accogliere i fedeli nella nuova chiesa della parrocchia Santa Maria della Speranza, nome voluto da Monsignor Vairo quando la istituì in uno degli oltre 700 prefabbricati della cittadella, sorta a pochi mesi dal terremoto 1980. L'innovativo complesso a forma di mandorla è stato finanziato per due terzi dalla CEI con fondi dell'8 per 1000. Racchiude il messaggio della resurrezione e consolida la speranza cristiana di realizzare una realtà pienamente inserita nel tessuto cittadino. L'ampio sagrato come luogo di incontro verso il crocifisso, posto su lamina d'ottone per riflettere la luce esterna, insieme alle altre opere d'arte realizzato dal maestro Felice Lovisco. I lavori sono iniziati a giugno del 2020, si sono conclusi quindi in meno di 2 anni. L'importo complessivo dei lavori è di circa 1.800.000 euro. La superficie si sviluppa per circa 4.700 metri quadri. È una struttura innovativa perché è moderna, ma è semplice, ha dei volumi e delle linee molto particolari che si sviluppano dal basso verso l'alto. La solenne celebrazione eucaristica di dedicazione della chiesa sarà presieduta dall'arcivescovo metropolita di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo, Monsignor Salvatore Ligorio. Oggi, per grazia di Dio, siamo giunti a questa realizzazione. E diventa soprattutto un punto di riferimento, non solo nell'accoglienza, ma anche di promozione missionaria, soprattutto sinodale, di far visita alle famiglie, di incontrare i giovani, cogliere le aspettative, fare di questa comunità una comunione, perché si ha proprio bisogno di questo, di un annuncio del Vangelo che dia pace, respiro, speranza e fiducia in se stessi, questa comunità.
ha bisogno di messaggi, di fiducia e di prospettiva per il futuro. A Matera intanto arrivano le domeniche senza auto. Al via la sperimentazione a Matera di alcune domeniche senza auto in alcune zone del centro storico. La prima domenica a piedi è prevista per il 27 marzo dalle ore 9 alle ore 13, anche in concomitanza delle giornate FAI. La successiva sarà il 3 aprile in occasione della 37esima edizione a Matera del Vivi Città. I dettagli dell'iniziativa sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa. Si tratta di una sperimentazione, un modo graduale per poter vivere la città, la sua bellezza, ma la stessa mobilità in un modo più sostenibile, a piedi, correndo o in bicicletta, è stato spiegato. Le altre domeniche saranno comunicate successivamente in risposta alla partecipazione, all'interesse, al coinvolgimento dei cittadini. Ci sarà una presenza più consistente della polizia locale che controllerà e presiederà i punti di snodo dove ci sarà la deviazione del traffico con il sostegno e aiuto dei volontari della protezione civile. Sarà rinforzato il trasporto pubblico urbano, sempre in modo graduale. Non è escluso che nei giorni di Pasqua ci siano dei servizi aggiuntivi con le FAL. La sospensione temporanea della circolazione dalle ore 9 alle ore 13 riguarderà via Lucana e il tratto compreso tra via 20 Settembre e via Gramsci, via 20 Settembre, il tratto compreso tra via Amendola e piazza Vittorio Veneto, e poi via Roma Sud, via De Saris, via Spine Bianche, tratto compreso tra via De Viti, De Marco e via Lucana. L'ordinanza prevede anche l'estensione dell'orario di attivazione della ZTL Stigliani dalle ore 9 alle ore 13. E prosegue a Matera a Campolungo, la prima di una serie di iniziative della CNA, Raggruppamento Cinema e Audiovisivo di Matera, che ha l'obiettivo di accompagnare il pubblico verso una fruizione più consapevole della settima arte. Appuntamento questa sera, 24 marzo, presso il Cinema Il Piccolo, con un incontro e la proiezione di un film. Si inizierà alle ore 20, incontrando il regista e direttore di fotografia Daniele Cipri, e poi seguirà la proiezione di alcuni film. Adesso invece passiamo allo sport, calcio di Serie C, il Potenza pareggia contro la Paganese. Occasione sprecata e tanto rammarico, ma se non puoi vincere allora è meglio non perdere. Al Viviani il recupero della 29esima giornata, valido come scontro salvezza tra Potenza e Paganese, divide la posta in palio con il punteggio di 1-1. Al vantaggio campano di Tommasini al 23esimo, replica Lucana di Zenuni al 64esimo. Parte meglio la squadra di Grassadonia, l'11 di Arleo costretto a difendere e compassato sulle gambe. Al quarto provvidenziale il portiere greco, aiutato anche dalla traversa, decisivo sul tiro di Tommasini. I rossoblu risultano guardinghi, viatico per il gol ospite. Tommasini scatta sul filo del fuorigioco e insacca alle spalle di Greco. Le immagini non chiariscono la posizione del giocatore stellato. Fuori coccia per infortunio, entra Zampano e Zenuni a tentare il riscatto. Ci prova di testa al 35esimo e con tiro dal limite al 38esimo, ma la sfera è preda del portiere Baiocco. Si vede Cuppone, il suo colpo da biliardo è poco insidioso, e nel finale di tempo Romero, abile a inzuccare su cross di Carnielutti con palla fuori. Nella ripresa, clamorosa occasione per Guaita. Sulla sinistra, cross di Nigro a porta spalancata, incredibile la doppia ribattuta all'argentino. Ed ancora al 52esimo Bucolo raccoglie un rasoterra di Zenuni e si fa ribattere a tu per tu con Baiocco. Poi Romero scheggia di testa la traversa, ma è proprio nel momento propizio del pari che il Potenza resta in 10 uomini. Cuppone tocca la palla di mano in aria e con doppio giallo rinuncia alla prossima sfida contro il Monopoli. Ferito ma ancora in piedi, il Leone rampante trova il meritato pareggio al 64esimo. Zenuni è abile ad incunearsi sotto porta e di giustezza trafigge Baiocco. Tanto nervosismo e stanchezza nelle gambe. Nel finale la Paganese coglie il palo con Firenze e Greco fa gli straordinari su Guadagni. Dall'altra parte Zampano gira, ma da fuori senza pretese. Al termine applausi, ma anche qualche fischio di rabbia. A 32 punti, 17esimo posto, a 5 giornate dal termine del campionato, i lucani non riescono a tirarsi fuori dai play-out.
E ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e arrivederci.